Io parlo senza microfono perché no, mi si sente. No, col microfono. Allora, Patrizia, metti da loro. Una precisazione, una cosa che non ho capito, ma ho sentito che neanche alcuni hanno capito. I candidati sindaco sono due. Picciofoco ed eventualmente la candidata in tandem è Katia. L'altra è Loretta. L'altra è Loretta, ma in tandem c'è qualcuna, cioè questo non è chiaro. Ci dovrebbe essere un uomo però. Ecco, scusate, adesso faccio un attimo l'esperto di comunicazione, scusate, vesto un attimo i panni e semplifico. Allora, il tandem, abbiamo letto il documento appositamente, è sindaco vice sindaca. Ed è oppure sindaca vice sindaco, ok? Questo è il tandem pensato dall'assemblea, deciso dall'assemblea. Mi è stato raccontato che dentro il coordinamento è emersa un'altra posizione, e cioè due possibili candidati sindaci, un maschio e una femmina, ok? Perché abbiamo pensato che fosse un modo per far valere una posizione ancora più forte. Non è stato possibile presentare un maschio e una femmina come pensato dal coordinamento, e cioè Katia e Riccardo Mastantuono e Picciafuoco. Fatto sta però che, avendo accettato Katia di fare l'eventuale vice sindaca con Picciafuoco o un altro candidato, ovviamente uomo in questo caso, il tandem possibile che può emergere da questa serata è Picciafuoco Mastantuono. L'altra possibilità è l'altra candidata Boni con un eventuale vice sindaco. È questa la situazione, semplice e chiara. Potrebbe essere Riccardo Picciafuoco. No, questo bisogna chiederglielo, bisogna chiederlo. Però questo è lo stato dei fatti. Non potrebbero essere loro due, potendo anche le funzioni, tra Loretta e Riccardo e poi... Certo, è possibile. Che potrebbe essere la sintesi di tutto quanto. La discussione è aperta su questo. Noi abbiamo scelto appositamente di presentare questa situazione per lasciare all'Assemblea la possibilità di fare altre proposte e di discutere. Si apre. Il primo tandem è come un coso rigido, no? Mi pare di aver capito che se, non, se viene votato i due binomi, due nomi, viene escluso a meno che non ve ne emerga una. No, a meno che se viene fuori il nome di un vice sindaco da affiancare a Loretta, che potrebbe essere anche nell'eventualità fosse disponibile Riccardo. Ma scusa, non si può lasciare Mastro come sindaco e due. No, perché Mastantuono non è disponibile. Come sindaco a fuoco scusate, e poi le due vice sindaco. Allora, scusate, ti spiego, l'assemblea ha deciso che non possono essere tipo Loretta Boni sindaco e Katia vice sindaco, perché non possono essere due donne, devono essere per forza un uomo e una donna. Questo l'ha deciso l'assemblea. Io non sono d'accordo, però l'assemblea è sovrana. Ragazzi, procediamo assemblea dopo assemblea, non abbiamo le 12 tavole scolpite sulla pietra, quindi siamo qui per discutere e trovare la soluzione migliore. Se qualcuno fa qualche intervento assolutamente sì, l'iniziativa vecchia come nel momento in cui è stata scelta per il 20 noi abbiamo fatto questa proposta. Se adesso in questa ulteriore assemblea succede una, cioè nessuno mette, cioè democraticamente si fa un'eventuale rivalutazione, non è che non ci sono gli elementi, non si sente nulla se non parli al microfono. Chi vuole intervenire? Prova a prendere la parola a Paolinelli. Si aprono
La discussione è aperta, l'importante è che sia chiaro a tutti, c'è un possibile tandem Picciafuoco Mastantuono, prima ipotesi, seconda ipotesi è Loretta Boni più punto di domanda da stabilire, che potrebbe essere, se lo decidiamo tutti insieme, Boni più Mastantuono, oppure altre soluzioni. Questo è lo stato dei fatti. Chi vuole intervenire, pensi quello che dire, venga qua su e lo dica in maniera chiara, perché il tempo stringe. Boni Picciafuoco, allora venite. Ragazzi, è un'assemblea politica dove tutto viene verbalizzato e gli interventi devono essere articolati, argomentati, almeno un minimo. Paolinelli, c'era Talenti. Io rischio di andare fuori tema, probabilmente. Eh sì, no, perché c'è un gruppo di persone che sta lavorando, diciamo, attivamente, in maniera molto seria, ad un progetto che sarà non solo una lista elettorale, ma qualcosa che potrà forse scaturire in questa città. Ci stiamo ingarbugliando su un punto che, per come la vedo io, è un po' surreale. Cioè, stiamo discutendo su alcuni nominativi a prescindere dal programma che ancora dobbiamo fare. Cioè, questo secondo me è il punto essenziale. Cioè, francamente non capisco, al di là delle capacità dei curriculum che ho sentito e dei curriculum che potrò sentire di anche altre possibili candidature, cioè qui manca veramente il collegamento tra i candidati al sindaco e un programma che possa in qualche modo sottolineare, diciamo, una caratura e comunque un percorso politico e amministrativo di questa città, di questa lista, abbinandola alle caratteristiche e ai curriculum delle persone. Cioè, secondo me queste cose non possono andare a prescindere, cioè non è che noi, per come la vedo io, cioè mi sembra strano che noi andiamo oggi a discutere la candidatura di una persona senza che ancora non abbiamo, diciamo, determinato il nostro percorso, diciamo, di battaglia in questa campagna elettorale. Perché non è la stessa cosa. Cioè, io per quanto mi riguarda è un punto di rimente. Sulla questione del regolamento che è stato poi presentato come comunicato stampa, non l'ho votato, non c'ero, non mi ricordo, forse l'avete votato la volta scorsa, il 20, vabbè, non c'ero, o meno, sono andato via al momento del voto, è un po' prima, sì. Due questioni. Una è il punto che chi ha fatto attività politica non può, diciamo, è fuori da questo profilo politico. Secondo me è un problema non perché ho qualcuno, diciamo, da candidare che ha avuto attività politica, ma perché se la persona è valida ed è capace e può darci delle garanzie sul programma sul programma di buona amministrazione di questa città, non vedo perché si debba escludere. L'altra cosa, siccome mi pare che questa è una lista che comunque guarda, diciamo, a sinistra, c'è un'esclusione. Cioè, se il candidato sindaco deve fare sta cosa a tempo pieno per forza, noi escludiamo un bel settore di persone che magari il tempo pieno non se lo possono permettere di farlo come sindaco, e quindi escludiamo, diciamo, una gran parte di persone che non possono praticare la politica in una maniera, diciamo, in prima linea. Ripeto, e chiudo la discussione, sono, penso, dentro i 5 minuti, io gli suggerirei all'Assemblea di valutare un po' meglio la questione delle candidature e di approfondire, secondo me, un po' di più il punto del programma, perché il programma è dirimente. Cioè, una volta entrati nel programma, una comunità non ha nessuna difficoltà a individuare un sindaco o una sindaca e il gioco, diciamo, dei ticket, perché abbiamo un collante e abbiamo la possibilità di essere perlomeno tutti quanti uniti dentro un programma da cui non è possibile uscire. Okay. Allora.
stravolgiamo l'ordine del giorno e torniamo, facciamo un passo indietro. Si è iscritta a parlare. Piacere. Poi vieni. Ho detto che però sono prima c'era Luisinho. Non fai il solito disturbatore. Allora io volevo solo dire una cosa. Delle tre personalità che sono state nominate come probabili sindaco, vice sindaco o cosa, la miscellanea a me, che a me piace di più, è Riccardo e Loretta, perché tra tutte e due hanno le varie sfaccettature che potrebbero servire al nostro progetto, perché le rappresentano in pratica tutte, chi più e chi meno. Basta. È una proposta? Bisogna metterla come proposta? Sì, lui propone questa. Si esprime a favore di questa cosa. No, io perché ci metto. In che ruolo però? Fanno blim blum blum. E visto che Manuela accogli, visto che mi è stato chiesto di argomentare, dalle retrovie logisticamente parlando, ci stavamo chiedendo questo tandem, non si è ben capito se Roberto è disponibile eventualmente a fare il se Riccardo è disponibile a fare eventualmente il vice sindaco, perché a quel punto, chiedo scusa, io sono nuova, non conosco neanche i nomi, nuova nel senso della prima volta che vengo all'assemblea, e però conoscendo un po' il personaggio di Loretta, avendo sentito, mi spiace, il profilo personale di Riccardo, mi sembrano molto complementari tra loro. Mi chiedevo se fosse, se potesse essere un tandem sindaco vice sindaco o viceversa tra di loro, quindi non si è ben capito se se Riccardo è disponibile a fare, siccome prima ha parlato anche di unanimità, così sembrava parlasse solo come sindaco, chiedevo se è disponibile eventualmente a fare il vice sindaco e viceversa. Però lei è stata più chiara, l'ha detto. Okay. Come proposta la città, ma vai che direi no, io invece ho parlato di proposta, scusate, io in parte l'avevo detto nell'intervento, sono sorte troppe perplessità rispetto a questo processo. Io mi sento, scusate, capisco tutto, capisco che l'impegno l'assemblea l'aveva preso rispetto alla giornata di oggi che doveva essere categorica, però non è possibile, con, diciamo, con la confusione anche che insomma è emersa, perché altri hanno detto, arrivare stasera a definire. Quindi io penso che la prima cosa che dobbiamo fare è forse rafforzare le parti programmatiche, la parte del programma, perché è vero che comunque c'è tutta una parte che deve essere costruita nei quartieri e con i cittadini, su questo non transigo, è vero, però qualche elemento in più di ragionamento sui punti programmatici, secondo me, a questo punto è importante che ci sia. Io ve la butto là così, so che l'impegno era stato un altro, so che i giornali stanno aspettando questo nome. Io francamente, siccome l'assemblea invece queste perplessità le ha mostrate, per me è più importante che si arrivi a definire alcuni punti seriamente, e dopodiché magari. E poi penso anche un'altra cosa, se definiamo con un po' più di approfondimento questi punti, è probabile che ci siano anche dei nomi che magari escono fuori, anche fuori di qui, non è detto. Ci sono personalità importanti, competenti e capaci, che hanno una storia importante, che possono anche, no, essere attratti da questo percorso, se lo facciamo bene. Perché se invece siamo presi da un'accelerazione, perché a volte si può anche sentire la necessità un attimo di fermarsi, no? Valutiamo anche questa proposta.
Io non ho capito quali conflittualità e perplessità sono emerse, da qualcuno me ne spiega, solo per Io se possibile rafforzo quanto appena detto Lorenzo, nel senso che, come dicevo prima, la mia disponibilità è soltanto su un ragionamento di raggiungimento di un consenso pressoché unanime. Qui bisogna prendere atto che questa sera non c'è questo, è chiaro. Quindi non ha più nemmeno senso parlare di una mia personale disponibilità. E come dicevo prima, questa scelta è una candidatura di servizio, e quindi a servizio di che cosa? Di quale progetto? Io ho chiaramente le mie idee, le ho scritte anche, non ve le leggo perché le volevo portare alla discussione di un'assemblea tematica, ovviamente, ma in questi giorni è chiaro che ho buttato giù le mie idee rispetto a un progetto. È chiaro che anche Vinicio ha ragione, non ho avuto modo di esprimere quali sono le mie idee, ma ci avrò modo nei prossimi coordinamenti, nei tavoli. È chiaro che c'è un punto, però, attenzione, noi possiamo e forse dobbiamo a questo punto rinviare questa decisione, no, sui nomi, però c'è un punto: noi non dobbiamo farlo con un comunicato di debolezza, perché se uscissimo con il fatto che l'assemblea si è spaccata perché c'erano dei nomi sui quali non si era d'accordo, sarebbe tremendo. Lo sto dicendo, non è che si è spaccato, ho detto guai a dare l'impressione esterna con un comunicato che, no, potrebbe uscire dicendo non si è stati in grado di nominare, perché la stampa aspetta il nome, come normale. Quindi non ce ne può fregare nella misura in cui siamo in grado di dire perché è successo questo. Quindi bisogna stare attentissimi a dare un comunicato positivo all'esterno, non dell'incapacità di decidere, ma il contrario, della necessità di arrivare a una decisione più matura, perché evidentemente l'assemblea ha ritenuto non esservi le condizioni per questa decisione, perché dovrà arrivare attraverso un approfondimento. Questo è quello che deve emergere. Allora è positivo, ma certamente non altro. Allora, provando un attimo sempre a trovare la soluzione più facile per comprendere. Allora, io condivido quello che ha detto Loretta, che era esattamente quello che io ho riferito all'interno del coordinamento e che motiva anche il percorso per cui è stato fatto un nome e non due, perché non c'era probabilmente una grande, no, riflessione su questa coppia. Quindi adesso do la parola a Giuseppe. Ah, scusa, no, pensavo che Giuseppe Allora, Luca e Giuseppe, prego. E poi Lidia. Cercherò di essere brevissimo, giusto un punto. Vabbè, per chi non mi conosce comunque, perché probabilmente quasi nessuno mi conosce, visto che la mia storia politica non è in questa città, quindi insomma, mi chiamo Luca Pacello e, visto che lavoro ad Ancona, sono intervenuto all'assemblea, sono stato invitato e insomma mi è piaciuto essere coinvolto in questo progetto, tutto qui. Mi è stato chiesto di essere coinvolto, ho accettato, e è un onore comunque. Solo scusate questo minuto che vi ho rubato per questa cosa. Intervengo nello specifico. Secondo me noi, come quello che era emerso l'altra assemblea, che avevo percepito, era che oggi si sarebbe fatto un nome perché comunque c'era un percorso che era uscito dai tavoli tematici dell'assemblea del 20, che era chiaro e condiviso dall'assemblea. Mi sono reso conto in questi ultimi giorni che probabilmente non era, cioè forse all'epoca era stato dato per scontato che ci fosse stato qualche passaggio intermedio di un po' più di approfondimento, io questo non lo so. Hanno concordato oggi le persone di cui erano stati fatti i nomi
di affrontare, di rimandare questa scelta su un ulteriore, dopo un ulteriore approfondimento di sviluppo dei di quelli che sono insomma i temi, le idee programmatiche di questa assemblea. Però allora a questo punto io però chiederei a tutto il coordinamento di prenderci l'impegno di fissare magari fra 2 settimane, 3 settimane un'altra data in cui decidere, e però di prenderci l'impegno in queste settimane di attivare i tavoli e sviluppare il discorso, e tutti quanti, io in primis, non c'è, quel giorno si discute finché non si sono eviscerati tutti i punti fino all'ultima virgola, non si smette di discutere finché non si è fatta la sintesi, perché sennò noi altri fra 2 settimane stiamo ancora qui a fare la stessa cosa senza aver definito dei punti più precisi. E nella mia esperienza politica, scusate, ma per me giugno, maggio, giugno, quando c'è le elezioni, non è fra tanto tempo, è dopodomani. Allora, nell'ordine credo Giuseppe, Lidia, Sergio. Sergio Fagnani. Allora, io dico questo, no? Ci sono due persone che sono disponibili a fare il sindaco, è stato detto prima. O avete cambiato idea? No? Quindi siete tutti e due disponibili. Allora, oggi l'ordine del giorno prevede il fatto che venga decisa la persona che si candida a fare il sindaco. Non vedo il motivo, non lo vedo personalmente, il motivo di rinviare questa decisione. Perché dovremmo rinviare questa decisione? I tavoli tematici sono stati fatti, l'altra assemblea, i punti fondamentali del programma sono emersi in maniera netta, sono emersi perché sono state le relazioni dei tavoli tematici, e quindi sono, adesso questo rinviare, a me non mi sembra che l'assemblea si sia spaccata, mi sembra che non abbia deciso, che è un'altra cosa di spaccarsi. Quindi o l'assemblea, essendo l'assemblea sovrana, per carità, ma l'assemblea non ha deciso, non si è spaccata. Quindi io penso che possiamo trovare una sintesi tenendo presente anche l'ultima domanda che ha fatto la compagna che è intervenuta prima, cioè tu Riccardo sei disposto a fare il vice sindaco, non ho capito io. Come ne devi parlare con Loretta? Non devi parlare con noi, perché ne devi parlare con Loretta? Perché Loretta ha detto che non è disposta oggi. Ma che fa? Non è disposta. La lezione è stata chiarissima. Tu non vuoi che oggi se trovi la sintesi? No, ho detto un'altra cosa, più politica. Ho detto questa assemblea a me pare che vuole discutere sul metodo e sulle questioni, perché mi pare che non è chiaro. E allora a questo punto questa ma sulle questioni dell'elezione o sulle questioni legate al programma? Perché ma è evidente che le due cose sono strettamente legate fra loro. Quindi tu sei per rinviare, non ho capito. Io sono perché si approfondisca questo aspetto. Approfondire, cioè qui c'è il discorso dei tempi, non è una cosa irrilevante, secondo me, non è una cosa irrilevante, no? Anche perché mi sembra che domani, la Mancinelli presenta la sua. Quindi i tempi non sono irrilevanti, per niente, chiaro? Fra il 4 ci stanno le elezioni nazionali, ma non sono irrilevanti rispetto a un percorso della città. Allora, o uno ha un minimo di ragionamento dietro, oppure se stiamo qui a fare lo sfogatoio dell'assemblea è un altro discorso, che non è la politica lo sfogatoio, la sociologia, la psicologia sono altre materie. Qui se si fa politica, se vuol fare politica in Ancona, bisogna prendere la decisione, non le chiacchiere. Sono altre materie la sociologia, la psicologia, dalla politica. Manco la governance è la politica, perché la governance è la gestione dell'esistente, cioè non sbatte niente a noi di quella roba lì. Se vogliamo, ho finito. Io dico e invoco l'assemblea a prendere una decisione questa sera, perché la decisione va presa questa sera, perché altrimenti noi non facciamo una politica buona per la città. Lidia. Non è che ci sono
Allora, lo dicevo anche all'inizio, a mio parere c'è bisogno di lavorare ancora sul programma e quindi faccio questa proposta di darci un appuntamento di un'assemblea organizzata. Ora, noi abbiamo fatto dei tavoli programmatici su argomenti, io ho partecipato ad uno di questi argomenti, peraltro bello corposo, altri, ci sono stati altri tavoli, poi ci sono state delle sintesi. La parte che a mio parere è mancata, e poi diciamo una a partire da quelle sintesi, da un lato un approfondimento e dall'altro una discussione generale, in modo che ciascuno, ripeto, io può essere che sono in difetto perché non ho potuto partecipare all'ultima assemblea, però credo che questa parte, diciamo, di socializzazione e anche di traduzione di quelle analisi, di quelle proposte, di quegli spunti che sono emersi dai tavoli, perché se io ricordo il mio, insomma, la sintesi è poco più che una scaletta, ok? Non è sufficiente, a mio parere. Seconda, quindi, la mia proposta è di andare ad un, l'avrei detto indipendentemente dalla questione del candidato sindaco o no. L'altro vantaggio che possiamo avere è che a questa sera abbiamo due disponibilità, anzi tre, due e mezzo. Abbiamo, ruoli diversi, eh? Abbiamo delle disponibilità, quindi io ringrazio chi comunque ha dato queste disponibilità, ecco, perché non è che sia facile, e quindi magari ne potranno venire anche altre, non lo so. Quindi propongo che dopo quella assemblea da dedicare al programma, assemblea plenaria, diciamo, in plenaria, poi magari il coordinamento potrà vedere come farla questa assemblea, perché non è facile su tutti i punti del programma, no, gestire un'assemblea plenaria. Ecco, quindi questo lo lascio al coordinamento, diciamo, definire la modalità. In quell'occasione i due candidati sindaco, o se ne verranno anche altri, a mio parere saranno chiamati, tutti noi saremo chiamati a portare un contributo, loro probabilmente magari ne potrebbero portare anche uno un po' più, diciamo, ragionato, no? Da mettere a disposizione, e poi dopo si riconvoca un'altra assemblea dove all'ordine del giorno c'è quello che dovevamo decidere questa sera. Quindi diciamo che quello che c'è da dire, quindi la proposta mia è: in prima battuta si vota stasera se fare questo rinvio dell'ordine del giorno a dopo l'assemblea. Se non passa questa idea, è ovvio che decideremo, insomma, no? Quindi decideremo i due nominativi. Solo per Lidia, noi l'assemblea scorsa abbiamo fatto... Adesso Sergio Fagnani del coordinamento. Aspetta, Katia voleva essere verbalizzata. Allora, no, stavo dicendo per Lidia, per rispondere, che l'assemblea scorsa abbiamo fatto semplicemente la restituzione dei vari tavoli, che chiaramente nella sintesi di un verbale è risultata più ridotta. In realtà nelle sintesi ci sono stati anche degli interventi che non sono esaustivi nei punti per diventare trasformati in programma,
però effettivamente questa restituzione del lavoro fatto c'è stato per tutti i tavoli. Io sarò estremamente sintetico. Allora, personalmente ho aderito a questo movimento perché ritenevo che il metodo che era stato messo in piedi era un metodo estremamente efficace, era un metodo democratico, un metodo che poteva durare nel tempo ed essere supporto a qualunque situazione politica se fosse poi venuto fuori. Al di là del sindaco che poi diventi sindaco, o che noi riusciamo a esprimere un consigliere o due consiglieri, comunque l'assemblea e il metodo che era messo in piedi comunque funziona. Per questo dico che per quanto mi riguarda il sindaco o la sindaca o chiunque sia non deve esprimere opinioni per quanto riguarda le sue idee per quanto riguarda l'immigrazione o i problemi della città, ma deve essere garante del metodo che noi abbiamo scelto. Cioè, per questo dico che il Riccardo o la Katia o chiunque sia ha solo la funzione di essere garante di come noi vogliamo che le cose funzionino a livello democratico. Poi c'è il discorso dei gruppi dei tavoli di lavoro, delle cose che approfondiranno il programma, e approfondiranno adesso il programma ma poi le questioni, perché da qui a 2 anni ci saranno altre questioni che i tavoli dovranno comunque affrontare e comunque andare a dare informazioni e ulteriore supporto alle persone che ci rappresenteranno. Detto questo, come premessa, ritengo che a questo punto è ininfluente il fatto di avere le idee chiare sui tavoli, perché il sindaco e la sindaca dovranno necessariamente seguire un metodo. Quindi noi dobbiamo questa sera uscire, perché l'abbiamo detto, io penso che sia un grosso segno di debolezza il fatto di non uscire con una proposta seria, di dire: signori, queste sono le persone che per noi, al di là che Riccardo e Loretta facciano il sindaco e il vice sindaco, noi possiamo anche uscire con 2 nomi possibili, senza etichettarli, cioè i nostri candidati, i nostri referenti, i nostri punti di riferimento sono Riccardo e Loretta, nel caso, e sono i nostri garanti del metodo con cui noi affrontiamo i problemi della città. Quindi è questa la novità che noi portiamo. Dopodiché, da qui a 1 mese, 20 giorni, quando riusciremo, diremo: allora, per quanto riguarda l'inquinamento ci muoveremo in questo modo, perché le assemblee, i tavoli hanno deciso questo. Allora, fino adesso, diciamo, se non ci sono interventi correttivi su questo, in realtà sono maturate 2 diverse posizioni. Allora, la prima posizione è rispettare il programma che ci siamo dati tutti insieme, perché la data del 16 l'abbiamo decisa tutti insieme, quindi potevamo anche immaginare che potesse essere troppo anticipata rispetto ad alcuni percorsi, ma l'abbiamo maturata insieme, quindi non è stato un processo di accelerazione dettato dall'esterno oppure subito da qualsiasi altro motivo. L'abbiamo deciso noi insieme, perché il 16 e il 17 è ininfluente, ma l'abbiamo deciso insieme. Quindi la prima visione è quella comunque di rispettare i tempi che ci siamo dati. La seconda proposta, adesso poi lascerò la parola a Silvia e a Barbara che vogliono intervenire. C'è Valerio, Giuseppe e poi Silvia. Adesso magari diamo la priorità alle persone che non hanno parlato e poi in seguito, in seconda battuta, chi è già intervenuto. La seconda proposta, che è quella che ha proposto Loretta e rafforzata da Lidia, è quella invece di accettare il fatto di non aver maturato con convinzione delle figure, per aspettare prima come queste figure possono interpretare quelli che sono le priorità che emergono dal punto di vista del programma. Quindi valutare prima il programma e poi sapere chi sono le figure che lo interpreteranno nella maniera più corretta. Invece Sergio, che appoggia la prima posizione, dice: è ininfluente che i candidati abbiano delle posizioni di rappresentanza, perché comunque la loro forza o il loro mandato da parte dell'assemblea è quella di attenersi rigorosamente a ciò che emerge in sede assembleare. Quindi sono dei semplici costituzionale, però questa cosa scusa, non, dopo se mai chiedi di intervenire. Questa è la sintesi che è emersa dagli interventi fino adesso. Allora, adesso c'è Valerio, poi abbiamo detto Silvia e poi Giuseppe. Sì, io sarò telegrafico. Vista l'ora e l'evidente situazione che è emersa,
io opterei per accettare le numerose sollecitazioni a prenderci del tempo in più come assemblea, visto che questa è la protagonista, non è né il sindaco né la sindaca, per maturare meglio le linee programmatiche. Nel frattempo ci saranno state ormai tra due settimane le elezioni politiche, il panorama politico si sarà rischiarato, dopodiché si potrà votare in base a ciò che è stato detto dall'assemblea, date delle linee programmatiche più definite, in modo che il candidato che si va a scegliere si attesti su queste linee e lo si presenti all'assemblea come il candidato / la candidata perfetti per quelle linee. Questo mi sembra essere emerso da più interventi, e anche dati i tempi, sono le 8:15, è la situazione che ci porta ad assumere scelte più ponderate e non... Allora, dunque, per permettere a tutti di parlare vi prego di avere dei tempi ragionevoli. Quindi concordo con l'idea. Comunque gli interventi sono stati diversi, quindi sono un po' e un po', non sono univoci. Posto? Vai veloce, vai. Buonasera, allora io propongo come altro candidato sindaco, ho chiesto la sua disponibilità, Sergio Zampini. Sergio Zampini, aggiungetelo. No, fino a... questo ho bisogno da fare oggi, fondamentalmente. Sergio, dov'è? No, ma parla di programma. Scusa, quindi è caduto tutto. Io ringrazio Barbara, la ringrazio tantissimo, anche perché alla mia età avere una fan della sua età è una cosa che non mi capiterà più nella vita. E però adesso, al di là delle battute, della fiducia che Barbara ripone in me, visto che l'ha fatto formalmente in un'assemblea importante, io penso di dover dare una risposta seria, perché le battute stanno a zero quando si parla dei destini di un movimento che si candida a governare una città. E allora io non faccio parte di questo movimento, non faccio parte di questo movimento, io ho solo firmato, come dire, la schedina, quella relativa all'auditore. Non ho aderito a questo movimento per un motivo politico, perché io non vedevo chiaro quello che era l'intendimento. Perché a me piacciono molto le assemblee, convince molto una pratica che io ho praticato per 10 anni, il metodo del consenso. Mi convincono i tavoli e sono un fan di Danilo Dolci, ma tutto questo è sovrastruttura e diventa sostanza solo quando uno ha definito il profilo politico. E il profilo politico oggi per me non è tanto il programma più o meno ambientalista con il quale hanno sciacquato le federe più di una forza politica, non è più questo il livello che è richiesto oggi di fronte a una società devastata e che devasta coscienze e individualità. Il problema oggi, quando vuoi governare una città, è il tuo livello e consapevolezza di disobbedienza a una legislazione mortifera e mortificante. Ecco, io vorrei un candidato sindaco che abbia questo profilo, ma non il suo profilo, il profilo di questo movimento che candida quella figura e sta dietro a questa figura. E non ho amato neanche un sindaco che si dota di uno staff. Questo lo fa già abbastanza la legislazione in vigore, che ha prodotto podestà
dobbiamo invertire la tendenza. Io, se invertiamo la tendenza, sosterrò chiunque e aderirò convintamente a questo movimento. A voi il compito di un salto di qualità. Quindi inseriamo la tua candidatura, ma non puoi, perché credo che prima si deve aderire al movimento proprio. Te lo dici. No, la mia candidatura la ritiro io, ovviamente. No, perché... Ma questa cosa che bisogna aderire al movimento per essere candidati a sindaco della città è un'aberrazione. Eventualmente il candidato sindaco, chiunque sia, risponde ai deliberati dell'assemblea che lo nomina. Non è che c'è almeno. Volevo solo avallare la posizione di Giuseppe e di Sergio, cercando di tirare fuori un nome invece, visto che le idee erano molto chiare in coordinamento, anche perché al di là di quello che ha detto Sergio, che in realtà il candidato sindaco è, sembra un mero portavoce, invece secondo me nella realtà chi viene nominato come candidato sindaco può comunque un minimo personalizzare il programma, perché poi sarà questa persona che andrà incontro ai cittadini, non andremo tutta l'assemblea, e questo secondo me è un vantaggio che il candidato sindaco deve avere, quello di poter personalizzare, capito? Quindi vero è che ci si muove in gruppo, ci sono i tavoli tematici e tutto, però un'impronta... Vabbè, certo, è una persona, certo. Perfetto, perfetto. Quindi il nome secondo me deve uscire anche per quel motivo. È inutile portare avanti un programma se poi non c'è un'indicazione precisa della persona che lo possa gestire. Questo è quanto. Magicamente. Allora, non c'è più spazio per gli interventi, mi dispiace. Giuseppe, allora. Dai, si ha risposto. Ah, scusa. Avevo anticipato. No. Vieni qui come tutti gli altri. Io propongo di uscire da qui stasera con il nome di un candidato sindaco. Perché i tempi in politica non sono indifferenti, chiaro? Perché non, voi non pensate che dopo il 4, con quello che succede alle elezioni politiche, decidiamo noi il candidato sindaco, eh? È chiaro? È molto collegata la cosa. Allora, o qui siamo ingenui o siamo scemi, sono due possibilità, chiaro? Giuseppe, questo è il mio pensiero, fammi parlare un attimo. Io dico politicamente è un suicidio politico non uscire stasera col nome candidato sindaco. Giuseppe, è chiaro di che parlo? Giuseppe, non pensate voi che dopo ci sarà qualcuno dopo il 4? Giuseppe, ma che state a scherzare? Qui la situazione è seria, serissima. No, non chiudo niente il microfono non me l'ha chiuso, no. I fascisti me lo chiudi tu. Ascolta, il problema è che questa posizione l'avevi già espressa, no, era rafforzativa. È un suicidio politico. Ho capito, me l'hai già detto. Perché? Se lo ripeto, immaginazione. Abbiamo provato a fare il lavoro, non ci siamo riusciti. Ma... una cazzo di volta prendiamoci le responsabilità. Tutti torniamo a casa, ognuno riflette, perché se non siamo in grado, prima di fare i danni, riflettiamo, ok? Perché non è che ogni volta uno si prende la responsabilità e gli altri va avanti. Non funziona così. Non è vero che non so. Scusate ragazzi, ma secondo me vedete un'altra scena. Se questa è uno spazio dove non c'è da nessuna parte, dove 40 persone parlano liberamente e dicono quello che pensano, bisogna conservarlo, altro che suicidio politico. Di cosa parli? Questa è un'assemblea che sta discutendo da 2 ore con serietà e quindi calma. Suicidio politico, vado a dire a qualcun altro, stiamo facendo un ragionamento. Se la metà dell'assemblea è per un'altra posizione, votiamo così vediamo. Scusate,
Aspetta, scusa, allora adesso però bisogna che un attimo cerchiamo di capire fino a che punto volevo andare avanti, perché sono le 8:15 e vorrei evitare che si rimanesse in 10 a prendere una decisione molto importante, per cui nel rispetto dell'assemblea è importante che ci diamo dei tempi, cioè decidiamo un intervento, due interventi, dopodiché basta. Allora, esatto, benissimo. Allora, io do la possibilità a due interventi. Uno l'ha chiesto Mentrasti, l'altro l'ha chiesto Buda. Scusa se ti chiamo per cognome. Va benissimo. Ok? Dopodiché non c'è spazio per altre repliche e interventi, dopodiché l'assemblea si interroga se c'è un consenso sulle due posizioni. Se non c'è un consenso nelle due posizioni, verifichiamo la possibilità di votare, dopodiché se va a casa, non è che possiamo continuare a discutere fino alle 10:03. Allora, Edoardo? Sì, io non volevo in effetti intervenire, però se si può dare un contributo, l'ho chiesto. Allora, io penso che ci sia l'esigenza di un maggior approfondimento programmatico, ma aggiungo ci sia anche bisogno di un approfondimento politico sulla natura dell'operazione che noi abbiamo provato a mettere in campo. Lo dico perché mi ha stimolato l'intervento del compagno Rubini all'inizio. Lui dice, dicendo che non era a disposizione, c'è bisogno di allargare, c'è bisogno di mettere in campo un'operazione innovativa, e dunque io, che sono caratterizzato troppo a sinistra, non vado bene. Ecco, io intendo mettere in discussione radicale questa impostazione. Perché? Perché la novità della proposta politica che noi abbiamo messo in campo, qual è? Sta in questo simbolo, nel fatto che i partiti sono semmai dietro, è nel fatto che questa assemblea è sovrana, e quindi il carattere dell'innovazione e dell'apertura sta nella proposta politica. E dunque la questione del candidato sindaco non è la questione decisiva, la cartina del tornasole attorno a cui facciamo passare l'appello oltre la sinistra a questa città, perché l'appello oltre la sinistra di questa città sta nella natura dell'operazione che io ho condiviso sin dall'inizio, cioè testa voto, adesione individuale, spazio sovrano, i partiti stanno una parte dietro, punto. Ma aggiungo anche un'altra cosa che per me è decisiva: questa operazione per me non è slegata da un contesto nazionale, è legatissima per me allo sviluppo, ad un progetto nazionale di costruzione di una forza dell'alternativa che non sia dentro il centro-sinistra, che sia a favore di determinate cose sul piano nazionale, europeo, eccetera. Quindi per me, ovviamente è la mia posizione, quindi questo è, diciamo, forse c'è bisogno di approfondire questo nodo? Forse sì, mi è sembrato, perché se l'avessimo approfondito, forse la candidatura del compagno Rubini, forse, al di là delle questioni personali, non sarebbe stata posta il diniego in quei termini. Perché per me lui non è un valore d'appesantimento, ma sarebbe un valore aggiunto, in quanto anche 27enne, con un'esperienza politica, con una posizione di sinistra chiara in questa città, ma dentro un percorso che è innovativo, e quindi diciamo, l'apertura all'esterno lo dà l'operazione nel suo complesso. Quindi per me c'è questa, diciamo, questione qui. Se poi, e quindi io, diciamo, faccio un appello, perché lui per me era il candidato sindaco, quindi stasera sarei venuto qui a sostenere la proposta del compagno Rubino. Anch'io. Ma non perché era di sinistra italiana, che peraltro, per quanto mi riguarda, sostanzialmente non c'è più. Ma no? Se non lo vuole fare. Ma perché lo ritenevo quella figura innovativa, giovane,
che ha fatto politica in questi 5 anni, cioè l'identitista era perfetto, no? Per me. Bene, chiudo. Lui adesso, io gli chiedo da ripensarci, quindi anche da questo punto di vista penso che forse un po' di tempo sia necessario. Se poi se sono costretto a decidere, io diciamo la compagna Loretta la conosco meglio del compagno Picciafuoco. Se dovessi ragionare in termini di, come dire, di conoscenza politica, in termini di collegamento tra l'iniziativa locale e il progetto nazionale, mi sentirei più vicino alla compagna Loretta Boni. Però appunto, siccome lo conosco di meno lui, vorrei che su queste questioni il candidato sindaco, qualunque, dica la sua, perché io non voglio che la questione anconetana resti chiusa tra l'Astio e le Torrette. Per me è un problema nazionale ed europeo. Si vota, l'Ancona è importante nella storia e anche recentemente, perché è stata una città originale, e io vorrei che questa originalità, la differenza dei comunisti, dalla sinistra, di Ancona non venga dispersa, e quindi ho bisogno di conoscere bene anche sotto questo profilo. Scusa, non ho mai sostanzialmente mai parlato, però bisogna forse